prima mattinata con allarme incendio nella zona est di Thiene, dove un'automobile lasciata in sosta è andata a fuoco improvvisamente, sprigionando alte fiamme voraci che l'hanno divorata. Dall'interno l'allarme è scattato intorno alle 7:45 di fronte al bar Al Sole, quartiere Capaiella, teatro già nello stesso punto di un bizzarro incidente stradale martedì sera. Non si registrano persone ferite, fortunatamente le fiamme non hanno intaccato altre vetture intorno, grazie al tempestivo intervento di due squadre dei vigili del fuoco. A venire devastata dal rogo una Chrysler Touring CAD di proprietà di un avventore degli esercizi commerciali che si era accorto dell'odore di fumo una volta sceso dall'abitacolo. L'auto era stata lasciata pochi attimi prima nel parcheggio che dà sulla rotatoria del Sole tra via Divisione Iulia e via Montegrappa, frontalmente rispetto allo storico bar Tabaccheria. Un cortocircuito di natura elettromeccanica, la causa più logica.